respiratore per trasporto intra ed extra ospedaliero. È stato donato da un gruppo di imprenditori dell'area stabiese, presieduto da Agostino Stefano Fortunato, al reparto di rianimazione dell'ospedale di Castellammare di Stabia, diretto dalla dottoressa José Sucre. Alla cerimonia di consegna dell'apparecchio hanno partecipato questa mattina il direttore sanitario dell'ASL Napoli 3 Sud, Gaetano D'Onofrio, il direttore di presidio, Rosalba Santarpia, i primari e gli operatori dell'ospedale. Oggi ci hanno dato la donazione di uno spazio respiratore per il trasporto, intraospedaliero ed extraospedaliero del paziente critico. Questo reso possibile del grande senso civico dei nostri benefattori stabiesi, capitanati da Agostino, che ci ha sostenuto non solo moralmente durante i mesi difficili della pandemia, se non ha voluto e ci sono tenuti a darci qualcosa al servizio, da mettere al servizio dei cittadini. E questa è una cosa da ringraziare. Ringrazio anche la nostra direzione sanitaria, perché attraverso di lei, che ci hanno seguito anche gli apici della nostra azienda, per darci un sostegno, una guida ogni giorno, ogni ora della notte e ogni giorno, e anche essere presente in questo momento così importante e simbolico. Inoltre l'Associazione delle Mamme dei Bambini dell'Asilo Comunale di Santa Maria la Carità ha donato i trapiantati di fegato in cura al reparto di epatologia diretto dal dottor Carmine Coppola dell'ospedale di Gragnano un termoscanner elettronico. Altri 3 apparecchi dello stesso tipo sono stati donati da un imprenditore di Castellammare allo stesso reparto di epatologia.